Buongiorno a tutti e bentornati in Guilty Live. Spero state tutti bene. Fino ad oggi vi ho fatto vedere uno dei nostri negozi, i nostri uffici e il nostro training center. Oggi invece siamo in un cantiere, perché alla fine è il posto dove succede la magia. Sicuramente avete sentito parlare di bonus di strutturazione al 110 o al 50%. Magari i vostri clienti vi hanno contattato perché volevano finalmente rifare il bagno o alzare la tassa energetica della propria casa. Anche in questo vogliamo esservi sempre di aiuto. Quindi abbiamo pensato una serie di iniziative legate a questi lavori. La prima sono i kit promozionali che potete trovare o nei negozi Hilti o seguendo il link che trovate sotto il video, che vi porta a una pagina dedicata su hilti.it. La seconda, però, volevamo andare oltre a farvi vedere le applicazioni più comuni di cui parliamo quando si parla di lavori di ristrutturazione. Questi sono quattro: demolizione e controllo delle polveri, aperture e passaggi sulle pareti, installazioni in cartongesso e levigatura e finiture delle superfici. Oggi parleremo appunto di installazioni in cartongesso. Quindi è il momento anche di introdurre il mio ospite di oggi. Geometra Emiliano Corsetti di classe SRL. Salve, ciao Ciao Emiliano, Emiliano. eccoci qua. Benvenuto, grazie per l'ospitalità. Niente. Allora, introduco un po' chi sono io sono appunto Geometra Corsetti, faccio parte di Classe. Classe è una realtà che ormai è sul mercato dal 2006 e ci occupiamo delle ristrutturazioni di immobili e di negozi. Ecco, oggi siamo qui appunto per la ristrutturazione che stiamo. In un appartamento Sì, privato. un appartamento privato, come dicevi tu, con questi bonus si muove un po' più il mercato, quindi si riesce ad avere delle nuovi clienti. Qui abbiamo fatto una soluzione totale dell'appartamento e oggi, dopo aver fatto tutte le sistemazioni per quanto riguarda tracce e quant'altro, siamo alla realizzazione delle pareti. Qui stiamo facendo una realizzazione di pareti tutta struttura a secco, quindi il classico cartongesso, che non bisogna sminuire perché il cartongesso secondo me è un'avanguardia, diciamo che riusciamo a fare delle cose con breve tempo a livello del classico forato dove ci si vuole un po' di più di tempo e anche a livello di decibel e quant'altro è molto più prestigioso e performante. Ok, sappiamo che lavori in cartongesso e richiedono un'estrema precisione, giusto? Assolutamente sì, sembra una stupidaggine ma giochiamo con i millimetri a volte, quindi grazie a degli strumenti utilizziamo degli Hilti, riusciamo a essere così precisi da poter rendere un desiderio a volte veramente realtà. È sempre un piacere sentire che vi trovate bene con i nostri attrezzi. Assolutamente. Poi vi posso far vedere come possiamo realizzare la nostra parete. Allora, Certo. partiamo subito dal laser che sicuramente conosci perché è un laser Hilti. Beh, è un PM40, se non sbaglio. Bravissimo. Allora, cosa facciamo? Questo qui è, diciamo, il concetto base per fare in modo che i nostri tracciamenti poi siano rispettati dal disegno a quello che è poi la realtà. E ci troviamo molto bene con questo laser perché uno che ha una visione veramente eccezionale, essendo un laser verde, a differenza di alcuni che sono rossi, il verde riesce a essere più visibile. Cosa facciamo? Una volta tracciati i quattro squadri, cerchiamo di mettere in posizione il nostro tracciamento ideale. In questo momento noi qui abbiamo già fissato una struttura portante del cartongesso. Qui noi abbiamo usato un tassellatore. Di solito usiamo anche la sparachiodi, dipende un po' dalle esigenze lavorative, ma entrambi sono efficienti. Se devo essere sincero, il tassellatore magari un po' più lungo, mentre la vitatrice riesce a essere un po' più istantanea nella lavorazione. Ok, è una cosa che noi diciamo sempre, non c'è un unico modo di fare un lavoro, ci sono diversi modi, poi dipende dai dettagli di ogni, non so, utilizzatore o un'applicazione. Quindi qui usiamo PM40, può essere andato benissimo PM30, che è un altro laser dalla stessa famiglia, o come dici tu, la seconda parte di fissare le guide, voi non la usate, noi consigliamo l'inchiodatrice, però ci sono tanti modi di fare in realtà. Sì, assolutamente. L'importante è poi fare il lavoro fatto bene e che Esatto. sia un risultato ottimale. In questo caso qui abbiamo appunto una struttura del 75 cartongesso e la parete finita sarà la parete del 12. Se volete possiamo anche farvi vedere come si fa a mettere poi il cartongesso sulla struttura.
Certo, credo sarebbe stato sia molto Possiamo interessante. chiamare i ragazzi se ci fate vedere come si tassella la struttura. Dopodiché possiamo passare a metterlo per il gesso del proprio per la struttura finita. Quindi possiamo, sì, adesso mettiamo la lastra di cartongesso. Sentono perché c'è un po' di rumore, però voglio spiegare cosa stiamo facendo adesso. In questo momento stanno appunto creando la parete, cioè mettono le lastre di cartongesso, le abitano sulla struttura che di solito è il passo 60 e fanno così di prendere la mezzeria della lastra. Grazie mille ai ragazzi per il loro aiuto e grazie mille a te Emiliano. Grazie a voi della visita. È stato molto interessante vederlo anche così in realtà e sono sicura che anche per i nostri spettatori è stato interessante. Se avete delle domande scriveteci, vi risponderemo appena possibile. Questo episodio lo potete sempre rivedere sia su Facebook, LinkedIn, YouTube o Instagram di Hilti Italia. Ringrazio di nuovo a te Emiliano e a classe SRL. Ma di niente, anche la prossima siamo disponibili. Vi ricordo di visitare il link sotto il video così potete scoprire di più sulle nostre iniziative legate ai lavori di ristrutturazione, ai bonus 110 o 50%. E ci vediamo presto, già a fine mese, per parlare di nuovo a queste iniziative. Grazie, alla prossima!